Ma vi siete mai chiesti la giustizia di oggi rispetto al senso sia del legislatore che deve fare delle leggi, sia di chi le applica? Parliamo di una giustizia che si applica sempre per normatizzare mercato, produzione e consumi. È figlia e schiava di un'economia che ha bisogno di nuove regole per normatizzarsi. È inutile chiedere una giustizia perché abbiamo bisogno di tutelare i nostri interessi egoistici, produttivi e di consumo. Mazzini diceva, la giustizia oltre che ottemperare a dei bisogni, la dobbiamo amare e soprattutto dovremmo proporla un'ottica positiva della giustizia. Perché non guardare a difenderla e a sostenerla e a promuoverla, oltre che a fuggire dai reati e cercare di fare in modo di non incappare nei reati amministrativi? Perché abbiamo perso il senso civile e perché non ce ne importa nulla. Viviamo in una dimensione accattivante, incattivita, di competizione sociale. Finché c'è questo, avremo delusione, distacco psicologico dalle istituzioni, tantissime riforme che si accozzeranno su altre riforme, ma che non sono vissute in un senso organico. Ci sarà competizione, propaganda. Risorgere non ha l'arroganza oggi di dire è tutto sbagliato, quindi oggi si riparte. Cosa fa? Chiede ai maestri di venire a intervenire. Cerca di comprendere cosa è andato male, cosa si può fare in quest'ottica, che è un'ottica di Humanitas, che riprende il manifesto che abbiamo scritto tutti insieme come associazione, e cerca poi di riprodurlo in un'ottica pratica, se vogliamo, politica, chiara, che parte dall'uomo e non dall'obiettivo finale di produzione. Il nostro amico Emiliano Mazzinianesimo auspica un nuovo risorgimento per l'Italia, questa volta in termini di sviluppo e crescita socio-economica da conseguire attraverso una crescita morale ed etica delle giovani generazioni di italiani che riportino al centro dell'universo la dignità dell'uomo e il suo essere e non più il suo valore di mercato. Dov'è il più fondamento del diritto, la sua profonda ratio in questa selva oscura di normative autonome che spesso confliggono tra di loro? Dov'è quindi più uguaglianza del cittadino di fronte alla legge? Se il soggetto è valutato in modo differenziato come imprenditore, investitore, soggetto fiscale, consumatore, elettore, un frazionamento dell'identità e della figura umana, noi siamo sicuri che i principi astratti del nostro diritto moderno siano ancora utili davvero per definire situazioni di illecito globale compiuto da parte di nuove imprese che non sono propriamente né terziario né altro? Penso a una normativa capace sul piano internazionale di controllare le grandi reti di dati e motori di ricerca globali su internet, che non può essere pensata sul piano meramente internazionale, dato che il diritto omonimo è eminentemente patrizio e poi dà luogo, come voi sapete, anche dei facili escamotage. Penso anche a una normativa con rilevanti sanzioni che non permetta più il dumping per tutti i fattori produttivi che non sono i prezzi finali, costo del lavoro, come convertibilità della moneta, normative sulla fiscalità dell'impresa. Se non si eliminerà la concorrenza sleale globale, non avremo più pace, infatti in sé, soprattutto i sensi di questo termine. Ecco, a questo punto dobbiamo chiederci se vi sia un metodo risolutivo che, al di là della migliore preparazione tecnica del legislatore, del migliore approfondimento istruttorio nel procedimento legislativo, possa assicurare alla legislazione il pieno raggiungimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza e certezza del diritto. Ecco, allora io a questo punto se mi sento quasi il farmacista o il medico che suggerisce la medicina. Ecco, perdonatemi se divento a questo punto un attimino tecnico. Ma è necessario, perché secondo me questo è il momento cruciale in cui passiamo dalla teoria alla pratica. Il metodo per assicurare la migliore legislazione è un metodo di cui qualcuno di noi che è tecnicamente attrezzato ha sentito parlare, noi ne sentiamo parlare da tanto tempo, da almeno 15 anni, ed è il cosiddetto analisi dell'impatto della regolazione. Cos'è
cosiddetto AIR, quello che noi chiamiamo AIR, analisi d'impatto della regolamentazione. Pensate che questo è uno strumento che è molto noto al giurista, molto noto ai tecnici, agli addetti del diritto, però molto poco noto ai profani, ai cittadini qualsiasi. Pensate che è stato introdotto nel 99 da una legge, la legge 50 del 99, che in che cosa consiste l'analisi d'impatto della regolazione e perché può migliorare la vita di chiunque di noi. Perché questo metodo consiste nella valutazione preventiva di come e di quanto le regole che si vanno ad approvare incidano sulle condizioni di vita dei cittadini, sulle attività delle imprese, e pone in luce questo metodo i vantaggi e gli svantaggi dei provvedimenti che regolano e che un'amministrazione vuole introdurre. Quindi permette al legislatore di compiere scelte efficaci più adatte alle esigenze. Ora, io faccio un attimo un flash, tanto per spiegare perché è importante un metodo del genere. Pensate ad esempio quando il governo dice che per combattere la corruzione, mi dispiace che Ebner sia andato via, che mi avrebbe potuto dare qualche consiglio, quando il governo vuole combattere la corruzione aumenta i tempi della prescrizione. Ecco, allora tutti i profani sono dicendo, beh, un grande applauso, ecco, aumenta la prescrizione perché molti processi contro la pubblica amministrazione finiscono con la prescrizione. Questo è vero, è un dato di fatto. Come si cura? Si cura con una cura da cavallo, cioè l'allungamento dei tempi della prescrizione. Però se voi parlate con qualsiasi pubblico ministero, non so se qui sarà ce ne sono, ma certamente Ebner ci avrebbe dato una mano, vi dirà che molti processi, cioè assemblare molti processi in un ufficio giudiziario vuol dire non fare neanche uno. Quindi allungare i tempi della prescrizione vuol dire semplicemente aumentare il numero di processi, anche piccoli, anche, voglio dire, di minore intensità criminale, e provocare in definitiva la paralisi della giustizia. Questo è un dato di fatto che dovrebbe scaturire da un'analisi d'impatto della regola che si vuole porre, l'allungamento dei termini, e stabilire preventivamente che questa analisi poi porta sicuramente a escludere questo mezzo. L'aumento dei tempi di prescrizione, a mio avviso, non aiuta la giustizia, la paralizza. La plebe e i patrizi sono arrivati allo scontro definitivo e una delle richieste dei plebei, cioè la classe subalterna, è proprio la legge scritta, per evitare gli abusi dei magistrati, cioè dei capi politici, che sono tutti invece patrizi. Viene quindi, prima, ci mettono quasi un secolo per arrivare alla legge scritta a Roma, molto dopo di Atene, ma si arriva a questo 450 in cui i plebei vincono e viene nominata una commissione di 10 uomini per redigere le 12 tavole, cioè le tavole della legge, che non solo vengono redatte, ma vengono affisse in pubblico affinché siano conoscibili e dunque tutti possano conoscere la legge, e dunque la legge non può essere applicata dal capo politico come vuole lui, perché è nota a tutti, è certa, fissata una volta per tutte. E badate, i romani hanno perfettamente consapevolezza che la battaglia per la legge scritta, sia i patrizi che i plebei, che la battaglia per la legge scritta, lo dicono, potrei leggere un sacco di roba, ma voglio chiudere rapidamente, è la battaglia per la democrazia, per l'eguaglianza e per la democrazia, perché la legge è uguale per tutti. E finisco proprio con un altro episodio, un'altra storia, che è molto interessante, almeno ai miei occhi di storico del diritto antico. Tarquinio il Superbo, figura il tiranno per eccellenza, quello che viene cacciato, l'ultimo re di Roma. Bene, Tarquinio viene cacciato, ma dentro Roma rimangono, come spesso succede, i seguaci di Tarquinio il Superbo. E lo racconta Livio, grande storico romano, e si riuniscono per cercare di far tornare Tarquinio, quindi un'altra sollevazione contro la Repubblica. E cosa dicono a proposito del rapporto tra il re e la Repubblica? Dicono una frase che è stupefacente, e in questo caso ve la leggo e poi chiudo. I patrizi rimasti fedeli al re tiranno, rimasti a Roma, dicono: le leggi sono, lo dico direttamente in italiano,
Le leggi sono una cosa sorda e inesorabile. Perché? Perché mentre il re può ascoltare e poi decidere lui con la sua volontà se fare una cortesia a Tizio, se punire Caio, la legge, pensate, queste parole sono stupefacenti, sorda e inesorabile, e aggiunge Livio, le leggi sono più salubri per i poveri che per i potenti, perché nell'eguaglianza appunto della legge coloro che si sentono più tutelati sono i poveri. Nell'assenza della legge e del diritto prevale il più ricco, il più forte, il più scaltro e il più potente.